Tutto nasce da un controllo che i carabinieri della compagnia di Valle d'Ori hanno fatto nella sua azienda di Santa Maria Coghinas la settimana scorsa, quando sono stati rinvenuti in un terreno nella sua disponibilità un frangizzolle ed un trattore rubati tempo prima ad Olmedo da ignoti malfattori. Quel giorno un 51enne noto alle forze dell'ordine è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione perché non ha saputo giustificare la presenza della refurtiva nella sua proprietà. Sin da subito però qualcosa nell'atteggiamento dell'uomo non tornava e gli inquirenti hanno immediatamente sospettato che all'interno della grossa azienda potesse esserci occultato qualcos'altro di illecito. Dopo diversi servizi di osservazione, controllo e pedinamento svolti nei giorni successivi, pertanto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della stazione di Valle d'Oria, coadiuvati dai colleghi dello squadrone eliportato cacciatori di Sardegna e da una squadra di cinofili, sono passati all'azione con un vasto spiegamento di forze. Nella disponibilità del 51enne, in parte nascosti in sacchi normalmente usati per conservare il mangime e parte occultati all'interno dell'auto dell'uomo, i carabinieri hanno trovato tra marijuana e cocaina 2,5 kg di stupefacente. I guai per l'uomo non sono finiti qui, perché i carabinieri hanno trovato ben nascosto tra le assi di un tavolo un fucile illegalmente detenuto ed il relativo munizionamento. L'uomo è stato quindi immediatamente arrestato e dopo alcuni giorni agli arresti domiciliari, nella mattinata odierna il giudice per lui ha disposto l'obbligo di firma e quello di dimora nel comune di Santa Maria Coghinas. Ad Olbia invece i carabinieri della stazione centro e del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale hanno tratto in arresto 3 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel corso di un intervento in supporto ai vigili del fuoco per un incendio avvenuto per cause accidentali in una falegnameria della zona industriale. I militari hanno rinvenuto ben 27 kg di marijuana all'interno del capannone. Concluse le operazioni di spegnimento delle fiamme durante il conseguente sopralluogo teso a verificare le cause sull'origine dell'evento, i carabinieri hanno rinvenuto la sostanza stupefacente all'interno di una valigia che era stata solo parzialmente interessata dalle fiamme, con all'interno 9,6 kg di sostanza stupefacente suddivisa in 15 sacchetti del peso circa di 300-400 grammi ognuno. Le operazioni di ricerca, estese più accuratamente a tutti i reparti e agli ambiti del laboratorio artigiano, hanno permesso inoltre di rinvenire all'interno di un armadio 32 sacchetti contenenti altra marijuana essiccata per un peso complessivo di 18,2 kg di sostanza. In seguito ad una breve serie di accertamenti si è riusciti a risalire ai proprietari della droga, 3 uomini rispettivamente di 27, 49 e 40 anni, originari dell'Oristanese e del Cagliaritano, ma residenti ad Olbia, uno dei quali già noto alle forze di polizia. 2 di questi erano i dipendenti della ditta che agivano all'insaputa del titolare, risultato del tutto estraneo alla vicenda. La perquisizione presso il domicilio del 27enne in particolare ha permesso di rinvenire altri 4 sacchetti di marijuana per un totale di 2,3 kg ed un bilancino elettronico di precisione. Inoltre, nella disponibilità dei 3, sono stati rinvenuti e sequestrati 3.500 euro in contanti. Tutta la sostanza stupefacente ritrovata per un totale complessivo di 30 kg e 110 grammi è stata debitamente sottoposta a sequestro. Per i 3 sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa della convalida a disposizione dell'autorità giudiziaria della Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Nei giorni scorsi gli agenti della squadra mobile della Questura di Sassari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino rumeno già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari lo scorso agosto. Le indagini che avevano condotto all'applicazione della prima misura cautelare erano riferite ai reati di estorsione e violenza sessuale in danno di una cittadina italiana. La donna nei mesi scorsi si era rivolta alla polizia a cui aveva raccontato di una relazione intrapresa da diverso tempo con un cittadino rumeno conosciuto sul luogo di lavoro, a lei presentatosi con un nome rivelatosi successivamente falso. L'uomo è riuscito a circuire la donna facendole credere di avere il malocchio e fingendosi un cartomante. Al fine di liberarla dal suo maleficio è riuscito ad estorcerle in diverse occasioni la cifra totale di 30.000 euro. In una di queste circostanze la donna ha raccontato di aver subito anche una violenza sessuale a seguito della quale si è rivolta alla polizia di Stato. L'attività posta in essere dagli uomini della squadra mobile ha consentito al GIP del Tribunale di Sassari di applicare al cittadino rumeno la misura cautelare degli arresti domiciliari, imponendogli una serie di prescrizioni da rispettare. Proprio l'accertata violazione delle predette prescrizioni avvenuta nei giorni scorsi ha portato il giudice per le indagini preliminari a sostituire la misura cautelare già applicata con quella più grave della custodia in carcere.
Gli artisti sardi dello spettacolo e dello sport uniti insieme alla Polizia di Stato nei valori della solidarietà. Come dice Gianfranco Zola, facciamo squadra insieme, è un momento in cui tutti possiamo fare la differenza. Per cui aiuto a comprare il calendario della Polizia di Stato. Come da tradizione, i proventi della vendita sosterranno un progetto UNICEF che quest'anno è rivolto ai minori che a causa dell'emergenza da coronavirus hanno subito dei gravi disagi. Quindi aiutaci anche tu, facciamo squadra tutti assieme. È un momento in cui tutti possiamo fare la differenza. Aiuto, dai, compriamo il calendario della Polizia di Stato. Dopo la presentazione nei giorni scorsi del calendario istituzionale 2020 della Polizia di Stato, che nelle 12 immagini scattate da vari fotografi in epoche diverse, sintetizzano i 40 anni di storia iniziata nel 1981, all'iniziativa partecipano con il loro contributo, oltre a Gianfranco Zola, anche alcuni artisti sardi. Viva il cambiamento, e questo lo sa bene la Polizia di Stato che in questi ultimi 40 anni ne ha fatti di cambiamenti. E proprio la Polizia di Stato anche quest'anno propone un'iniziativa benefica fantastica insieme all'UNICEF e al Piano Marco Valerio per i figli disabili dei poliziotti. Se volete partecipare è molto semplice, basta comprare un fantastico calendario, il calendario della Polizia di Stato. Quindi aiò a comprare il calendario. Questo non è un è un ordine! Questo calendario dovete comprarlo perché aiuterà molti bambini che hanno bisogno. Ricordatevi, eh? Aiò a comprare il calendario! Forza! Aiò! Gli scatti raccontano i tanti aspetti innovativi che la legge di riforma ha introdotto nella Polizia di Stato, la smilitarizzazione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, la parità di accesso e progressione di carriera per le donne, il diritto di associarsi in sindacati, immagini operative di storia dell'Italia degli ultimi 40 anni che testimoniano la mission delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, essere al servizio delle comunità. Anche quest'anno il ricavato delle vendite del calendario sarà devoluto al Comitato Italiano per l'UNICEF per il progetto volto a fronteggiare le situazioni di disagio minorile conseguenti all'emergenza Covid-19 e al piano di assistenza continuativa Marco Valerio a favore del personale della Polizia di Stato con figli affetti da gravi disabilità. Da ieri 9 dicembre è attiva la piattaforma creata appositamente per la gestione delle iniziative solidali del Comune di Sassari. Tutte le attività commerciali che desiderano aderire e che vendono prodotti delle categorie previste dall'iniziativa Natale e Solidarietà, come abbigliamento e calzature, alimenti, libri e giocattoli, dovranno iscriversi quanto prima al sito www.natalesolidarietasassari.bonidea.it. Dal 14 dicembre, infatti, il Comune di Sassari distribuirà 55.000 € in buoni regalo natalizi destinati ad acquisti di libri, abbigliamento, calzature, giocattoli e alimentari. Gli esercizi commerciali presenti nel territorio possono aderire all'iniziativa che l'amministrazione ha ideato per questo particolare Natale, per sostenere e incentivare un circolo virtuoso tra solidarietà ed economia locale. Più sarà estesa la rete degli esercizi aderenti, più i beneficiari dei buoni si sentiranno parte di una comunità accogliente. Per gli esercenti non sono previsti costi di nessun tipo. In questi giorni, intanto, il Comune ha già provveduto a contattare le famiglie destinatarie del dono. Coghinas. Sorge la chiesa di Santa Maria delle Grazie del XII secolo, sopravvissuta all'estinzione del borgo medievale chiamato Villa Coghinas. Nel territorio dell'attuale paese, proprio sotto il castello che i Doria costruirono per dominare la vallata, il fiume Coghinas penetra nella montagna con una gola scavata nel corso dei millenni.
più a valle, una frattura della crosta terrestre riscalda sino ad una temperatura di 70 gradi le sue acque salso-bromo-iodiche, i cui effetti benefici sono conosciuti sin dall'antichità. I Romani chiamarono questo fiume dalle calde acque col nome di Termus e i Sardi con riferimento alla cucina, Cocinas. Buongiorno a tutti, oggi parliamo dell'oca imperatore. In questa esposizione abbiamo un unico soggetto, poiché è un'oca abbastanza particolare, abbastanza rara da trovare in cattività. È un'oca che ha bisogno di abbastanza spazio, quindi di un recinto abbastanza grande, anche per le sue dimensioni, diciamo così, notevoli. Ha necessità fondamentale dell'acqua per fare i suoi bagni e per mantenere il piumaggio in ottime condizioni. L'alimentazione è basata anche in questo caso per un misto, con un misto di granaglie e un mangime specifico pellettato per gli acquatici. Tollera difficilmente gli altri animali, quindi anche altri acquatici nel periodo della riproduzione, perché è un animale particolarmente territoriale, quindi tende a marcare e a tutelare il suo ambiente, il suo territorio, anche in maniera molto aggressiva, andando a infastidire o in alcuni casi addirittura ad uccidere anche altri soggetti che trova all'interno del suo stesso recinto. Quindi un consiglio che do è quello di tenerla, diciamo così, in uno spazio dedicato interamente a lei. La cova viene svolta dalla femmina, tendenzialmente arrivano a deporre 7-8 uova per covata e vengono covate per 28-30 giorni. Poi alle cure parentali se ne occupano entrambi i genitori in maniera abbastanza decisa, perché difendono accanitamente i piccoli dagli altri animali, o comunque insomma da altri soggetti e anche dall'uomo. Alla prossima puntata. La chitarra non può suonare. E un momento di tempo antichi, tempo antichi, di canto si vazia, si minata, fare di lungo turtana, turtana, con un profumo di tattareo, tattareo. E avanti i tempi sono ciambati e non si fa se ne più di litti così. Drommi, drommi, cicita, drommi, Ravanella e Tullalla, fiacchi di vino, zimino e cioca, la chitarra non può suonare. Mamento che mi sono innamorato
di franzichina femmina assai bella, assai bella. Ma io battinimmi più impurcanti, mi la giudicherata in italiano, italiano. E la giudito ascolto mio bel fiore, io ti amo forte quanto è grande il cuore. Drommi, drommi, gicita, drommi, Ravanella e tu lalla, fiacchi di vino, zivino e cioca, la chitarra non può suonare, farabami un mare in tumbarella, tumbarella, a pa corrente a rinfricarsi un poco, li vedi? Puniami rubini, rimizini, rimizini, e i ciccioni trenta, la badetta, la surella, da voi giovanotte signorini, fazziami un coro a bozzaretta. Drommi, drommi, gicita, drommi, Ravanella e tu lalla. Fiacchi di vino, zivino e cioca, la chitarra non può suonare. Smarrito cane meticcio di taglia medio-piccola, bianco con pezzature marroni e del pelo riccio, zona Bancali Visiliu. Risponde al nome di Ricky. In caso di avvistamento, contattare immediatamente al 349-6462-679. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cavizza. In onda sulla nostra emittente, il lunedì e il venerdì alle 16 e alle 18.30. Il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito serality.angioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itianjoi Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itianjoi.ss@gmail.com. TG Informazione ed Approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del digitale terrestre.